Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture fatte ad agosto. Prima di iniziare, vi chiedo se vi va di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi miei video. E come al solito, giù nell'info box troverete tutti i vari libri di cui vi parlo. La prima lettura che ho fatto nel mese di agosto è stata Lacrime di cera di Liliana Marchesi. È un romance distopico. L'ho letto grazie a appunto una collaborazione che ho avuto con l'autrice, è un libro autoconclusivo che mi è piaciuto veramente moltissimo. Ci troviamo in un mondo distrutto dalla guerra, dove c'è un impero che regna sovrano. Questo impero è legato alle tradizioni dell'Ottocento ed è servito da automi dall'aspetto umano. All'interno di questo impero vive Camille, non sa, è ignara di essere prigioniera all'interno di un'utopia. Contro il suo volere verrà promessa al futuro imperatore e in cerca di una via di fuga scoprirà l'esistenza di un sotterraneo segreto dove troverà lui che sarà appunto la sua salvezza. È un libro che mi è piaciuto moltissimo, è il primo libro che leggo di questa autrice, una scrittura molto fluida, scorrevole e coinvolgente. La trama e lo svolgimento della storia, secondo me, è molto accattivante, proprio perché ci sono molti segreti e molti misteri che tengono il lettore incollato alle pagine nell'attesa di scoprire il tutto. Ovviamente non mancano colpi di scena. I personaggi sono tutti ben caratterizzati, ma ho apprezzato particolarmente Sally, che è una ragazzina molto forte, e mi è piaciuta molto, ma anche Camille, che è la nostra protagonista, è una donna risoluta appunto nello scoprire i segreti che l'impero nasconde. Altra cosa che mi è piaciuta di Camille è che appunto durante la storia ha una crescita incredibile. E questo è molto importante perché trovare dei personaggi che non hanno mai un cambiamento li fa sembrare molto piatti, invece così, non lo so, li trovo più interessanti, anche un po' più reali, e accattivanti, ecco. Lui invece è l'uomo perfetto, nasce ovviamente una storia d'amore che è molto molto dolce. La narrazione segue due punti di vista diversi, segue quello di Camille e quello di lui, e questo appunto ci permette di capire meglio tutti e due i personaggi. Mi è piaciuto moltissimo il contesto futuristico, in cui si svolge questa storia e mi è piaciuto anche molto il fatto che Liliana sia stata veramente molto brava, a fondere questo aspetto appunto futuristico con delle tradizioni ottocentesche, e questo mi è piaciuto veramente tanto. È una storia veramente interessante. Se vi piacciono i distopici, assolutamente da non perdere. Altro libro che ho letto, è stato questo, un regalo di mia sorella, è stato The Love Hypothesis. Abbiamo la nostra protagonista che finge di avere un fidanzato in modo da poter permettere alla sua migliore amica, di uscire con il ragazzo che le interessa, perché questo ragazzo ha avuto una storiellina con lei e quindi per non come dire, per non bloccare la sua amica, le dice sì, esci, tanto io sto uscendo con un'altra persona. Quindi abbiamo questa relazione finta, dove però lei si incastra da sola e viene fuori, la sua amica scopre chi è questo fantomatico ragazzo e qui si svolge tutta la storia. Abbiamo un contesto accademico. Perché sono tutti ricercatori di biologia, mi sembra. Comunque, la storia è narrata in terza persona, però è sviluppata dal punto di vista di Olive, che appunto è la protagonista. Non è, secondo me, il libro dell'anno, nel senso, ne ho sentito parlare in maniera super, super, super positiva. Secondo me non è così fantastico, anche se mi è piaciuto comunque molto. Mi è piaciuto molto nonostante si capisce già da pagina 2 come va a finire questa storia, non c'è niente di nuovo, non c'è niente di particolare, ma comunque è coinvolgente, è carina, fa passare bene il tempo, quindi la consiglio. È appunto una lettura scorrevole a cui ho dato 4 stelle.
I personaggi mi sono piaciuti molto, gli amici di Olive e Adam secondo me contornano perfettamente la storia rendendola anche divertente. È una lettura poco impegnativa, divertente, perfetta da leggere se si ha poco tempo o da portare in vacanza, che consiglio, anche se sicuramente si può trovare di meglio. Poi ho deciso di fare una reading challenge, quella dei 7 libri in 7 giorni. Vi ho fatto il video e ve lo lascio linkato tra le schede. Ho deciso di fare questa challenge ogni mese. La challenge di questo mese che è passato è andata bene perché sono riuscita a leggere tutti e 7 libri. Ora ve ne parlo velocemente perché ve ne ho già parlato in quel video in maniera molto approfondita e comunque sono dei libri abbastanza conosciuti. Comunque, il primo libro che ho letto per la challenge è stato Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. È il primo libro che Calvino ha scritto. È una storia ambientata in Liguria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e della resistenza partigiana. Seguiamo le avventure, diciamo così, di Pin, che è un bambino che non riesce a stare insieme ai bambini della sua età e quindi passa il suo tempo con gli adulti. Ha un posto segreto che è il sentiero dei nidi di ragno ed è un posto in cui vorrebbe un giorno portare un amico speciale. Ha una storia di guerra, resistenza raccontata attraverso gli occhi di un bambino. È una storia che mi è piaciuta molto perché, nonostante le tematiche trattate, mi ha fatto comunque divertire e ridere. È una storia scorrevole, per niente pesante, infatti sono letture che danno da leggere alle medie. Mi è piaciuto molto, però vi ripeto, andate poi in quel video se volete una recensione più approfondita. Il secondo libro che ho letto per la challenge è stata Una bambina e basta di Lia Levi. Anche questo è un libro autobiografico dove racconta la storia appunto dell'autrice di quando aveva 12 anni ebrea, si sposta con la sua famiglia in tutta l'Italia fino a ritrovarsi in un convento a Roma insieme alla sorella, appunto per essere nascosta e non essere deportata. Una storia molto carina che può essere letta anche da chi è più sensibile a queste tematiche o a chi è più piccolo di età, perché non è una storia pesante, non ci sono scene pesanti. Storia raccontata anche qua con gli occhi di una bambina che non capisce molto bene quello che sta accadendo perché i genitori non le spiegano, e quindi lei ha molte domande, anche se è una bambina sveglia e spesso intuisce quello che sta più o meno accadendo. Mi è piaciuto anche questo molto, si legge velocemente, sono 121 pagine, che però è una lettura che vi consiglio, soprattutto appunto se siete un po' sensibili a queste tematiche, questo libro può fare per voi. Altro libro letto che non ho qui in questo momento è Streghe di Adriana Maffei. Questa qua è una storia che abbraccia 4 epoche diverse. Praticamente si parte con Benedetta che acquista da un robivecchio una tela. Questa tela raffigura una strega che brucia sul rogo e l'acquista perché il pittore ha il suo solito cognome. Quando fa la ricerca appunto su questo quadro, scopre che questa strega dipinta nel quadro ha lanciato una maledizione al pittore e a tutti i suoi discendenti, chiamiamoli così. Quindi Benedetta è intenzionata a spezzare questa maledizione e attraverso delle visioni che Benedetta ha dopo appunto aver ritrovato questa tela, riusciamo a scoprire la storia di Paolina, che è la strega dipinta nel quadro, e tutte le varie vi vite che ha vissuto Paolina. Allora, c'è una cura storica dell'autrice nella narrazione dei fatti e ci sono alcune cose che mi sono piaciute molto, perché ad esempio un'epoca è ambientata quasi nella preistoria, un'epoca ambientata appunto quando ci sono gli Etruschi, quindi cose particolari che mi sono piaciute molto. Ho apprezzato anche la scrittura molto fluida di questa autrice. È un libro che mi è piaciuto anche perché è pieno di donne forti e risolute che però vengono sempre un po' schiacciate purtroppo dall'ignoranza delle persone, che appunto vedono in una donna, soprattutto a quel tempo, acculturata, una potenziale minaccia. È un libro che avrei preferito fosse più approfondito in alcuni punti, ad esempio verso la fine,
Sul come Benedetta riesce o meno a spezzare la maledizione, avrei preferito fosse un gocciolino più lungo. Comunque, una lettura che è stata in ogni caso piacevole. Altro libro letto per la challenge è un libro bellissimo di Benjamin Lacombe e Sebastian Perez ed è L'incredibile famiglia Appens. È un libro magnifico esteticamente, pieno di illustrazioni formidabili per quanto mi riguarda. In questo libro conosciamo la famiglia Appenzell, che è composta da persone, come si può intuire, molto particolari e speciali. La storia è raccontata attraverso Vittoria, appunto, che ci racconta in prima persona la storia della sua famiglia e lo fa attraverso delle foto che le ha lasciato sua nonna. Gli Appenzell sono sempre considerati dei mostri, ma i veri mostri arriveranno quando, nella seconda guerra mondiale, i nazisti occuperanno la loro casa. Illustrazioni magnifiche, quelle di Benjamin Lacombe, secondo me sono sempre le migliori, gotiche, che mi ricordano un po' lo stile di Tim Burton e che io amo profondamente. È un libro che fa capire che non sempre la diversità è qualcosa di cui avere paura. È un libro molto triste, anche se pieno di bellezza, e che assolutamente consiglio. Altro libro letto per questa challenge è stato Il viaggio di Alla, un libro che non ho qui perché ho venduto. È un libro che volevo leggere da tantissimo e che alla fine mi ha un po' deluso. Allora, Alla è la figlia di un re che decide di abbandonarla nel bosco e lei viene prima allevata dagli orsi e poi cresciuta insieme ai draghi. Questi draghi che sono sempre minacciati dagli esseri umani. A un certo punto Orfeo le offre una scelta: vivere come i draghi, accumulando tesori, oppure viaggiare per il mondo leggera. E iniziano così le avventure di Alla. È un libro diviso in tre parti. La prima parte, che è quella dove lei viene allevata dagli orsi e dai draghi, mi è piaciuta tantissimo. La seconda e la terza parte le ho trovate un pochino più lentine, in alcuni punti leggermente noiosette, insomma non mi hanno preso in maniera particolare. Nella prima parte poi non lo so, mi è sembrato di leggere quasi Tolkien, perché la scrittura le assomigliava moltissimo. Però appunto ci sono state queste cose che mi hanno un po' lasciato così. Non è un libro brutto, però è un libro che non mi ha fatto battere il cuore, ecco, diciamo così. Poi, un libro che invece mi ha fatto battere il cuore e anche tanto è stato quest'altro libro che è Uomini e topi, un libro meraviglioso. Qua si narra la storia di una grande amicizia tra due braccianti della California che condividono un sogno. Questi due braccianti si chiamano George e Lenny. George si è sempre preso cura di Lenny, che è un gigante ma ha la testa da bambino, e il sogno che condividono è quello di avere un posto tutto loro e vivere di quello che coltivano, con qualche animale, un pezzettino di terra. Questo è il loro sogno. È un libro magnifico, è un romanzo breve ma molto emozionante, di un realismo veramente sconvolgente, che ti mette proprio di fronte alla realtà della vita, lo fa in maniera cruda. È un libro che mi ha trasmesso veramente molte, molte emozioni, personaggi caratterizzati alla perfezione, veramente sembrano reali, e vi consiglio assolutamente di leggerlo. Non è un genere questo che fa per me, però l'ho preso perché ne sentivo parlare bene da tutti e alla fine non sono per niente rimasta delusa, ma appunto vi rimando a quel video se volete sapere qualcosa di più di questo libro. L'ultimo libro che ho letto per la challenge è stato L'ultimo racconto che mi rimaneva di questo drago, Alice, Dorothy e Wendy, che era appunto il libro di Peter e Wendy, Peter Pan, che non mi è piaciuto assolutamente. È una storia che si conosce tutti, ma alcune cose io non le conoscevo perché magari non sono state girate nei film o nei cartoni animati. Però ecco, la scrittura di quest'autore a me non piace. Il primo libro, che era Peter Pan nei giardini di Kensington, l'avevo abbandonato. Il secondo libro, Peter e Wendy, sono riuscita a finirlo, ma a me non piace proprio la scrittura di quest'autore, la trovo veramente molto noiosa, quindi non mi è piaciuto. Poi ho letto due libri di un'autrice emergente che mi sono piaciuti molto. Sono una trilogia, io ho letto i primi due. Il primo è La coscienza di Cain, Il patto, è un urban fantasy.
Mi sono piaciuti molto. Allora, di che cosa parla questo primo volume? Parla di Cain, che è un ingannatore di anime, ed è un mezzo demone che ha deciso a sbarazzarsi per sempre di quella sua parte umana. È legato da Raphael con un vincolo di sudditanza. Raphael è una creatura molto malvagia che si serve di lui per raggiungere i suoi scopi. Cain a un certo punto si ritrova faccia a faccia con Alexandra, che è una ragazza che ha dei poteri sbalorditivi e che riesce a sventare i suoi piani. Cain stringe così con lei un patto, le ruba l'anima. E da lì partono un po' tutte le vicende. È un libro veramente che mi è piaciuto molto. La scrittura dell'autrice è molto scorrevole, la trama è accattivante, non è mai noiosa e sono rimasta incollata alle pagine per tutto il tempo. Cain è un personaggio che mi ha incuriosita molto perché rimane sempre un po' nel limbo, non si capisce mai da che parte sta, che cosa pensa fino in fondo. Cambia continuamente idea, quindi non si capisce. Quindi, appunto, non si capisce se è dalla parte di Alexandra, di se stesso, di Raphael, non si sa. Altra cosa che mi è piaciuta molto è stata la storia d'amore, chiamiamola così, tra Cain e Alexandra, che però l'autrice non ha fatto partire subito come una storia d'amore sdolcinata, anzi ha messo le basi per far pensare che ci potrebbe essere o no qualcosa, ma appunto non si capisce mai. E anche nel secondo libro, poi in realtà è così, cioè nel senso è una cosa travagliata che nasce molto lentamente e è giusto così perché Cain è un personaggio che non riesce a provare delle emozioni, quindi ho trovato coerente con il personaggio anche questo lato, diciamo, più romantico della storia. Le descrizioni sono meravigliose, in particolare ho amato le descrizioni della casa di Elia, che è un personaggio secondario che mi è piaciuto molto. Riescono proprio a trasportarti all'interno del libro. È una storia coinvolgente, ricca di azione, suspense che trascina il lettore tra Praga e Roma, veramente molto carina, che mi è piaciuto molto, ho trovato anche originale. Il secondo invece libro si chiama Il fattore scatenante. Anche questo mi è piaciuto moltissimo. La cosa che più ho apprezzato di questo secondo volume è stata proprio l'evoluzione che ha Cain, un'evoluzione veramente sofferta, travagliata, difficile, perché lui è un personaggio complesso e quindi è stata brava l'autrice anche a creare un cambiamento, però anch'esso complesso come appunto è il personaggio, non è assolutamente un personaggio piatto. Appunto, come dicevo prima, la storia di amore qua si evolve un po', però non abbiamo una vera storia d'amore, quindi bisogna scoprire poi nel terzo libro che cosa succede. Tutti i personaggi però hanno una crescita in questo libro ed è una cosa che ho apprezzato molto. Non mancano anche in questo secondo volume colpi di scena. Troviamo azione, troviamo la lotta tra il bene e il male, angeli e demoni e tante altre cose. Veramente sono due libri che mi sono piaciuti molto. Sono libri che si fanno leggere velocemente e anche qua descrizioni veramente molto molto belle. Altro libro che ho letto e che aspettavo da tantissimo è stato Belli Crepa, la danza armata di Alexander Ackermann. Questo è il secondo libro della saga del demone Debano. Questa saga fa parte della collana Voluntas Diaboli. Detto questo, tra le schede vi lascio il link dove ho fatto proprio un approfondimento sul suo libro e anche sull'altro libro di Rosa Davis, che appunto compongono la collana. Ve ne ho parlato fino allo sfinimento di questi libri perché sono rientrati tra i miei libri preferiti di sempre, quindi assolutamente consigliati. E vi rimando a quel video se volete approfondire, se volete capire la trama, che cosa c'entra questa saga e la collana, in che modo sono unite, trovate tutto lì. Allora, intanto, in questo secondo libro continuiamo a seguire il viaggio di Fallon e Caesar, che si spostano e non vi racconto altro perché sennò sarebbe spoiler. Comunque, di questo libro mi è piaciuto tutto, ovviamente tutto, a partire dal prologo.
che mi ha fatto morire dalle risate e che ho letto ben due volte. Il prologo, di questo secondo libro non è altro che il riassunto del primo libro, scritto però in prima persona, dal punto di vista di Jolly, che è un personaggio buffissimo di questi libri. È una cosa secondo me fondamentale perché spesso passa un bel po' di tempo prima di riuscire a leggere il secondo libro, il terzo libro, il quarto libro. Quindi avere un prologo che fa appunto un riassunto di quello che è successo prima è utilissimo perché non sempre ci ricordiamo alla perfezione tutto quello che è successo nel libro precedente e quindi a volte rimangono un po' dei buchi che non riusciamo più a colmare perché ormai abbiamo cancellato. Quindi questa è stata una cosa, oltre che divertentissima, anche molto molto utile, anche se in realtà io mi ricordavo molto bene il primo libro. Qui appunto viaggiamo, come vi dicevo, con i nostri due protagonisti in Germania, in Turchia e anche all'inferno, nel, aspettate, me lo sono scritto, nella terra delle Lande. Ho gli appunti perché altrimenti io mi scordo quello che devo dire. In questo primo libro rispetto, in questo secondo libro rispetto al primo libro, scopriamo anche che Cesar ha delle debolezze, anche se rimane l'amore di tutti. Però Cesar ha delle debolezze e lo scopriamo meglio in questa storia che secondo me diciamo come vero protagonista io ho sentito più Cesar di Fallon e ho apprezzato molto anche appunto conoscerlo meglio, non che nel, cioè, nel primo comunque è un personaggio ben descritto, ben caratterizzato come tutti i personaggi, quindi non si rimane insoddisfatti dal primo libro, però in questo secondo libro approfondiamo maggiormente questo personaggio, secondo me. Ritroviamo anche dei vecchi personaggi amatissimi, come ad esempio Jolly, che è un buffone veramente, è bellissimo quel personaggio, però ne troviamo anche di nuovi. Abbiamo il super cattivo Novobach, che è veramente una merda. E troviamo anche una strega molto bella che si chiama Elisa, che vive in un mondo particolare, pieno di granchi. È un personaggio veramente curiosissimo anche lei. È una scrittura, anche questa del secondo libro, molto scorrevole, coinvolgente. L'autore, secondo me, è bravissimo a trasportare il lettore all'interno del libro e a imprigionarlo lì dentro. Io mi sono bevuta questo secondo libro in pochissimo tempo, non vedevo l'ora di finirlo, ma allo stesso tempo ero triste quando l'ho finito. Mi ha emozionato molto, mi ha preso proprio, come è successo anche con il primo libro. Non è per niente noioso, anzi è una storia incalzante ed è soprattutto divertente perché nonostante sia un dark fantasy, Alexander ha il potere di far morire dalle risate, proprio con le battute che si scambiano personaggi, alcune descrizioni, è veramente molto divertente e quindi io vi consiglio questa saga anche per questo, ma in generale la collana, anche per questo aspetto, perché veramente sono letture divertenti. Divertenti. Le descrizioni poi sono molto belle, le illustrazioni di Rosa Davis poi sono meravigliose, rendono il libro bello anche esteticamente. Lettura assolutamente che vi consiglio e libro che assolutamente, come ho fatto con il primo, appena sarà disponibile lo acquisterò in cartaceo. La versione invece in digitale è già disponibile su Amazon. Poi altri due libri che ho letto grazie a una collaborazione. Sono questi due libri qua che io in realtà avevo in wishlist, questo da molto e che appunto volevo leggere. L'autrice, che è R. Emi, è stata così gentile da propormi di leggere i suoi libri. In realtà mi aveva proposto di leggere questo, io ho accettato e poi quando è arrivato il pacchetto li ho trovati entrambi e l'ho già ringraziata, ma la ringrazio nuovamente anche qua. Allora, parto con Abyssus, che è appunto un racconto di 88 pagine. La copertina, tra l'altro, molto molto bella. Vi leggo brevemente che cosa c'è scritto dietro al libro, appunto, per non fare spoiler raccontando la trama perché è talmente corta che ho paura di dire troppo, ecco. Allora, era stata marchiata con il simbolo dei reietti. Voleva vendetta per la morte di sua madre.
Doveva solo impossessarsi dell'anima del primogenito di Nettuno e ottenere così il tridente, un gioco da ragazzi. Tuttavia, non poteva mettere a tacere il suo cuore. Quindi questa è la trama. Mi è piaciuto moltissimo perché è un racconto che trasporta il lettore all'interno della storia, nonostante appunto abbia 88 pagine. È un libro fresco e frizzante, non manca lo spicy, ve lo dico. Adattissimo per l'estate, anche se ormai è finita, comunque è un libro che io leggerei anche in inverno. La scrittura è semplice e scorrevolissima e questo appunto permette di leggere il libro veramente tutto d'un fiato. Me lo sono letto in pochissimo tempo, un po' perché sono 88 pagine, ma un po' perché proprio la scrittura e la storia hanno facilitato la lettura. Mi è piaciuto molto ritrovare lo scontro tra Nettuno e la strega del mare, però uno scontro che va avanti attraverso i figli. Quindi abbiamo Chris e Kirsten, mi sembra, appunto, che portano avanti questa lotta. Quindi non è proprio un retelling, però ha un po', come dire, non è un retelling della Sirenetta, però qualcosa in comune ce l'ha, ecco, mettiamola così. Chris e Kirsten entrambi si trovano sulla terraferma. Chris perché è stato messo in punizione, mentre Kirsten per appunto vendicare la madre. È un libricino veramente che mi ha lasciato col fiato sospeso per tutto il tempo, soprattutto verso il finale, dove abbiamo suspense. Altro elemento che mi è piaciuto molto è stato la presenza di, oltre che appunto ai tritoni, alle sirene, abbiamo proprio degli elementi mitologici all'interno del libro e questo ha secondo me ha arricchito e incuriosito molto di più la storia, l'ha reso più interessante. È un racconto dove troviamo molti intrighi, passione, è un libricino che assolutamente vi consiglio, soprattutto se amate, le sirene, i vari retelling, anche se ripeto, questo non è proprio un retelling. Veramente molto scorrevole, mi è piaciuto tantissimo. L'altro libro, sempre, della stessa autrice, è The Dragon's Key, che è un libro che adocchiavo da un bel po', anche questo autoconclusivo, 300 pagine circa. È un fantasy dove abbiamo Avril, che è una ragazza normalissima, che però al compimento del suo sedicesimo compleanno la sua vita cambia, cambia tutto. Lei praticamente è la reincarnazione della principessa di Tinum, mi sembra, non vorrei sbagliare, e solo lei può riuscire a risvegliare i draghi e a salvare il suo popolo dalla strega Gisea. Avril però non ha dei ricordi di questa sua vita, di questo mondo, non ha nessun ricordo e quindi dovrà riuscire a ricordare e ad accettare le sue responsabilità. In tutto questo abbiamo Jess, che è la sua anima gemella, e non vi dico altro. Allora, anche qua una scrittura scorrevolissima, piacevolissima, mi è piaciuto molto il mondo che ha creato l'autrice, soprattutto le descrizioni dei draghi sono meravigliose, veramente molto molto belle, personaggi ben curati, non mancano colpi di scena anche qua, che lasciano a bocca aperta. Una cosetta proprio, due, non me l'aspettavo proprio per niente. Personaggi, come vi dicevo, ben strutturati, io li ho amati tutti, in particolar modo ho amato la storia d'amore tra Avril e Jess, che mi è piaciuta veramente tantissimo, e anche il rapporto che ha Avril con i suoi fratelli e con la sua migliore amica Mary. Un rapporto molto profondo, coinvolgente, sincero, fanno degli sbagli, ma è a fin di bene, cioè come se fosse veramente una famiglia reale, non una famiglia inventata di un romanzo fantasy. Altra cosa che ho apprezzato tantissimo è la narrazione, che secondo me è lo stile di narrazione migliore che si può trovare, perché è raccontato in prima persona, ma il punto di vista cambia a seconda dei personaggi. E in questo caso il punto di vista non solo lo abbiamo dei protagonisti, ma anche dei personaggi secondari, e quindi possiamo scoprire alla perfezione, capire benissimo tutti i personaggi. Questo secondo me è il punto di forza di questo libro. La narrazione, questo tipo di narrazione a me piace molto perché appunto scopri i personaggi a 360 gradi.
Ha una storia ricca di battaglie, mai noiosa, anzi è molto avvincente. Abbiamo principesse, abbiamo amori, abbiamo draghi. Quindi, diciamo, per alcune cose potrebbe sembrare un fantasy classico, ma in realtà, non lo è. È molto di più e anche questo è super, super consigliato. Ultimi due libri. Allora, uno è un racconto che tra l'altro ho letto ieri, l'altro ieri, non mi ricordo, è il romanzo di esordio di Marzia Ritz, è un thriller di 68 pagine. La protagonista è Amélie, che sogna il giorno delle nozze, delle sue nozze da tutta la vita. Finalmente quel giorno arriva, ma si trasformerà in un incubo terrificante. Quindi questa è la trama. È un thriller che mi ha tenuto col fiato sospeso per tutto il tempo. Il finale mi ha lasciato a bocca aperta. È un thriller molto crudo, con delle immagini molto forti, veramente fanno torcere lo stomaco alcune scene, quindi non lo consiglio se siete particolarmente sensibili, però se non danno noia queste scene assolutamente dovete leggerlo. La scrittura è molto scorrevole, coinvolgente, non è noiosa, mi è piaciuto veramente tanto. È un romanzo che riesce a trasmettere tanta tanta ansia, ma che però, secondo me, per essere un romanzo di esordio, è riuscito benissimo. Spero che quest'autrice continui così e che ci regali altre storie, magari un romanzo un po' più lungo. Altro libro letto è Una storia d'inverno, parte prima, di Sabrina Pennacchio. Abbiamo questo libro di 140 pagine e poi abbiamo la parte seconda. La parte seconda è scritta da un'altra autrice, adesso non mi ricordo, casomai ve lo scrivo. I libri però possono essere letti in modo separato, senza nessun problema. Qua abbiamo invece Fang, che è un troll. Abbiamo tutte delle ambientazioni giapponesi con leggende e mitologia giapponese, quindi se vi piace il genere, amate il Giappone, amate le leggende, questo assolutamente fa per voi. E appunto vi dicevo, abbiamo Fang, che è un troll, che è molto affascinata dal regno, dal mondo umano, e quindi ogni tanto viene nel mondo umano a sbirciare appunto le persone. Queste persone che si regalano questi dolcetti, e lei è affascinata, spera un giorno di innamorarsi e quindi niente, scappa per spiare le persone nonostante la sua famiglia non sia d'accordo. E un giorno, mentre era appunto nel mondo degli umani, viene salvata, diciamo così, da un ragazzo, il nome non lo pronuncio perché lo sbaglio sicuramente, e da lì nasce una storia di amicizia, di amore, nascono varie cose, si evolve tutta la storia, ecco, mettiamola così. È una storia meravigliosa, è una storia struggente, drammatica, ma bellissima, coinvolgente, che regala un sacco di emozioni, mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta sia la storia in sé per come è stata sviluppata, per i protagonisti, mi è piaciuto il lato più mitologico, diciamo così, del Giappone, ma mi sono piaciute tantissimo le ambientazioni, le descrizioni delle ambientazioni. Questo secondo me è stato il punto di forza del libro, delle descrizioni meravigliose, invernali, fantastiche, che mi hanno trascinata all'interno del libro e che veramente è come se le avessi visualizzate io, quelle scene, fossi stata realmente all'interno della storia. Molto bella, emozionante, che fa scappare anche una lacrimuccia. E assolutamente ve lo straconsiglio, ma Sabrina Pennacchio è per me ormai una garanzia. Ho letto la sua trilogia che mi è piaciuta moltissimo, ho letto Deep Blue che mi è piaciuto moltissimo. Anche questo è stato un ottimo libro da 5 stelle, meraviglioso, e ne ho da leggere altri due che non vedo l'ora, ma per adesso veramente non mi ha mai delusa e assolutamente vi consiglio i suoi libri. Ok, quindi queste sono state le letture che ho fatto ad agosto, spero di non avervi annoiati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!